c'era un cantante, per esempio uno che si chiama Rosario Minaggio, uno che si chiama Alessio, che hanno fatto dei pezzi che secondo me sono fondamentali per capire questo si chiama, ma si chiama stasera, assolutamente comprate migliaia e migliaia di cd. Pensate, i miei melodici sono anche su questo molto avanti. Non fanno proprio il cd originale, lo fanno direttamente falso. Così, il mercato sanno benissimo come poterlo sfruttare, nel senso che producendo direttamente il cd falso, loro hanno le percentuali quando vendono. Cioè, 100 di falsi di Alessio, quando lui gli dà alla persona che vende già un ritorno. Quindi la loro potenza è superiore persino a quella di Dan Brown o di un altro, cioè non c'è resa, pagano, comprano, sono così sicuri di vendere che tutti i negozi ambulanti che comprano i cd loro li pagano appena prezzo. Quando mi racconteranno che verrà sconfitta questa organizzazione, perché sono organizzazioni che stanno soltanto nel sud Italia, intanto si stanno per mangiare l'Expo, quando vi racconteranno che è soltanto un fenomeno di gangster, invece in realtà si stanno infiltrando la ricostruzione dell'Abruzzo, il loro patrimonio stimato dallo Stato, non da me o da chiunque altro, quindi dalla Procura Nazionale Antimafia, di 100 miliardi di euro all'anno, il doppio di quanto qualcuno possa fatturare Benetton, il triplo di quanto possa fatturare Fiat, cioè la più grande azienda d'Italia. Ricordate, se è possibile, comunque anche queste canzoni e queste parole poetiche, quando tutte queste cose mi vengono dette, mi piaceva proprio dei versi di del mio amico, come stato detto, del Paolo Rosolini, perché ho trovato dei versi bellissimi proprio stanotte, non riuscivo a prendere il nonno perché ero agitato. Allora, dice più o meno così: commosso sulla mia infelicità, felice credo nel conforto della parola che svela, che degrada. Temo solo la morte, il puro fatto della morte. Il resto si gioca. Grazie.